decidono i cittadini, le donne e gli uomini di questo splendido comune, però la squadra c'è, il sindaco c'è, l'esperienza c'è, le idee chiare ci sono, per una città che corre, che lavora, un po' più verde, un po' più sicura, c'è aria buona e diciamo che se vincessi al primo turno non mi stupirebbe, però gli unici proprietari del futuro di Chieti sono le donne e gli uomini di questa splendida città. Penso di essere l'unico leader nazionale che è venuto 2, 3, 4, 5 volte a Chieti e quindi ci tengo e conto di tornare a parlare col sindaco di temi reali, di vita concreta, di disabilità, di infrastrutture, di bellezza. Poi peraltro è una città molto bella, ho scoperto una bellissima città. Lei ha detto che è venuto a prendere un caffè al volo, ha detto non è che mi indagheranno anche per questo, così scherzando. Io ormai non so più cosa aspettarmi, però io sono assolutamente sereno, tranquillo. Sto leggendo gli atti del mio processo, perché io fra 15 giorni vado davvero in un'aula di tribunale per rispondere di un'accusa grave come sequestro di persona. Rischio fino a 15 anni di carcere, quindi sto rileggendo quello che ho fatto e più rileggo quello che ho fatto, più mi convinco che ho rispettato le norme, ho rispettato gli italiani, ho rispettato gli elettori, ho causato problemi agli scafisti, ai trafficanti, ho risparmiato vite umane, quindi in quell'aula di tribunale vado assolutamente sereno. In Abruzzo le scuole riapriranno il 24, tra 10 giorni, è d'accordo con questa decisione? Quello che contesto è la confusione assoluta e totale a livello di ministero, di governo. Oggi i giornali in edicola, non Salvini, i giornali in edicola oggi parlano di 160.000 insegnanti che mancano, banchi che mancano, mascherine, mense, scuolabus, 10.000 bidelli, 2.000 dirigenti di segreteria. Io mi domando in questi 6 mesi di chiusura a Roma, al Ministero, che cosa abbiamo fatto. Quindi la scuola è troppo importante per lasciarla in mano all'improvvisazione e alla confusione dell'azionista e dei suoi amici. Che cosa saranno le regionali sul quadro politico generale? È un voto regionale che si occupa di sanità, di infrastrutture, di ambiente, di strade, di agricoltura, di case di riposo. Non userò il voto delle regionali per logiche nazionali. Io spero che il governo vada a casa il prima possibile, ma sarà un voto dei toscani per i toscani e dei marchigiani per i marchigiani, un voto di cambiamento al di là delle inefficienze del governo. Ha detto che spera di tornare qui da Presidente del Consiglio. Ah, prima o poi si tornerà a votare, eh? Non potranno scappare all'infinito, prima o poi alle elezioni bisognerà andarci. Non ripeta, onorevole, che lei tornerà qui, ha detto prima da Presidente del Consiglio con il sindaco di Stella. Il mio obiettivo è questo, è tornare, a parte che tornerò a Chieti a prescindere, anche perché ci sono venuto per lavoro, ma ci sono delle bellezze che mi piacerebbe godermi con 2 ore di tranquillità, però ci torno e il mio auspicio, la mia ambizione, il mio obiettivo è di tornarci da Presidente del Consiglio per riprendere in mano questo Paese con una squadra più concreta, più omogenea e più compatta di quella che non fosse con Di Maio e con Toninelli, perché alla lunga lavorare lì era difficile. Continuiamo a usare prudenza, attenzione, cautela, però tornando a vivere, altrimenti si muore di fame, non di Covid. C'è lei. No, dico, prima aperto la transenna appunto per far passare i cittadini in suo sostegno, però siamo in emergenza sanitaria, va gestita in qualche modo, bisogna continuare a stare Se uno indossa la mascherina e usa le precauzioni va bene, poi a me la vita a distanza, la vita in gabbia, il lavoro a distanza, la didattica a distanza non è il mio obiettivo futuro, può essere emergenziale, può essere temporanea, momentanea, però i cittadini hanno diritto di tornare con prudenza e cautela a vivere il più tranquillamente possibile. Ieri c'è stato il Gran Premio di motociclismo e hanno fatto entrare 10.000 tifosi, giustamente, distanziatamente. L'ha scelto una regione di centrosinistra e non l'ho scelto io. E secondo me è giusto far così, con cautela però tornare a vivere. L'augurio di sé. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Io ho bisogno. Grazie. Grazie.